Ciao a tutti e benvenuti su Tech Gaming. In questo tutorial vi spiegherò come importare una qualsiasi immagine sul PC all'interno di Animal Crossing New Horizon per utilizzarla per un quadro, per una maglietta, per quello che volete. La prima cosa da fare è andare su questo sito che vi riporto nella descrizione del video. Cliccate su Convert, selezionate l'immagine da convertire, cliccate su Next, non preoccupatevi dell'anteprima che non si vede nulla, perché nel gioco si vedrà, scegliete la trasparenza, la qualità eccetera, cliccate su Converti, ora avrete questo risultato. Potete salvare l'immagine oppure al momento della conversione, come vi mostrerò tra poco, apparirà il codice QR che dovrete appunto scannerizzare. Se non compare, cliccate su Generate QR Code, scusate la pronuncia, e quindi avete il codice QR. Adesso passiamo allo smartphone. Dallo smartphone scaricate l'applicazione Nintendo Switch Online che trovate nel Play Store o App Store ed effettuate l'accesso con il vostro account Nintendo, lo stesso account che ovviamente utilizzate sulla Switch. Andate su Animal Crossing, attendete, andate su Modelli, leggi un codice QR e scannerizzate il codice dal sito. Come potete vedere è comparso nell'applicazione, quindi tappate su salva e adesso avete il codice a portata di smartphone. Non dovete far altro che seguire questi passaggi sulla console che vi spiegherò tra poco per importare l'immagine nel gioco. Eccoci sulla console. Dal menu principale premete il tasto meno sul controller per accedere alle impostazioni. Attendiamo il caricamento. Ok, mandiamo avanti il testo di Tom Nook. E andiamo su Nook Link per stabilire la connessione tra lo smartphone e il gioco. Quindi diciamo questa è un'operazione obbligatoria perché altrimenti non potete trasferire nulla al gioco. Attendiamo che il tizio finisca di parlare. No, grazie. Ok. E lanciate il gioco. Quindi una volta che avete fatto questo, lanciate il gioco. Attendiamo. Ok, quindi entriamo nel gioco premendo appunto il tasto A. Attendiamo il caricamento. Ok, adesso richiamiamo il Nook Phone, andiamo su I miei modelli. Premete il tasto più e poi scarica. Ora premete sì, scegliete lo slot, sovrascrivete e come potete vedere avete il vostro logo, l'immagine o quella che avete importato dal PC. Quindi potete ad esempio indossarla come maglietta, come in questo caso. Ovviamente il risultato qui è pessimo perché ho fatto diciamo la procedura velocemente, non ho curato l'immagine, però se avete tempo da dedicarvi potete importare le vostre immagini nel gioco con questa guida. Se il video vi è servito cliccate sul pollice in alto, iscrivetevi al canale per supportare Tech Gaming e per qualsiasi domanda non esitate a lasciare un commento.